Intanto promessa mantenuta, siamo a metà luglio, si può arrivare a Maratea da tutta Italia in macchina e quindi è stato un lavoro impegnativo, ringrazio tutti, tutti hanno fatto la loro parte, sembrava impossibile quando ci incontrammo nell'inverno scorso vedendo quell'enorme pezzo di montagna che ha distrutto 150 metri di strada, riattivarla entro l'estate, però è stato un lavoro giorno e notte, bene. Adesso ovviamente ci sarà un senso unico alternato, ci sono sensori, ci sono controlli, c'è personale sul posto. Stiamo già progettando la soluzione definitiva in galleria perché ovviamente non dipende da noi la tenuta della montagna. Che impressione ha avuto appena arrivato qui a Maratea? Beh, un mare straordinario. Io mi domando quelli che vanno a cercare un bel mare dall'altra parte del mondo perché non vengono a Maratea oppure per non essere accusato piuttosto che a Sapri o in Calabria, visto che siamo sempre in zona. E l'orgoglio che grazie al lavoro dei tecnici e alla collaborazione di Comune e Regione, le macchine possano transitare durante il giorno, il pomeriggio e la sera. Ovviamente per motivi di sicurezza la notte verrà inibito il passaggio, ma si sta già lavorando a un progetto che risolverà definitivamente con 500 metri di galleria questo problema. Ministro, le infrastrutture restano un problema per il sud e per la Basilicata, come intervenire? Sbloccando cantieri su strade, autostrade e ferrovie, stiamo intervenendo abbondantemente e pesantemente con 3 miliardi in provincia di Potenza e in provincia di Matera. Adesso illustrerò come arrivare più in fretta, come collegare con l'alta velocità in progettazione, poi alcune varianti stradali che sono lì da 40 anni, sia in provincia di Potenza che in provincia di Matera, sono fiducioso che nei prossimi mesi si recuperino anni persi. L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, lei condivide un po' le perplessità su questo tracciato da Romagnano verso Praia Mare, qual è il futuro? Io faccio il ministro, accelero progetti e trovo finanziamenti, non faccio l'ingegnere e quindi mi affido agli ingegneri che mi mettono in mano il progetto che sia il più sicuro e il più veloce, perché l'alta velocità deve essere veloce, l'alta velocità che va a zig zag non è alta velocità e quindi prima si arriva a Reggio Calabria meglio è, altrimenti facciamo il ponte a Dio piacendo ma non arriva all'alta velocità e quindi è chiaro che tutti vorrebbero la fermata dell'alta velocità nel proprio paese. Però ci sono i servizi di trasporto regionale, ci sono gli intercity, ci sono i treni locali. L'alta velocità per definizione fa poche fermate.